Ciao ragazze, benvenuti sul canale. Allora, oggi voglio parlarvi della mia skincare routine del mattino. Inizio subito nel farvi vedere il prodotto, il sapone che utilizzo per detergere il viso, e cioè questo della nuova linea di Domus Sole Toscana, il Sebolift, la crema sapone appunto. E è una crema sapone molto leggera e delicata, perlomeno io non la trovo assolutamente aggressiva sul viso. Mi vado ad aiutare nell'applicazione di questo prodotto con la mia amata Konjac Sponge, eccola qua. E questa è una crema sapone che non fa molta schiuma, poi ovviamente abbinandola alla Konjac si riesce a creare quella leggera schiuma che va proprio a detergere in profondità il viso, ma non lo va assolutamente ad aggredire appunto. Mi piace come abbinamento perché si riesce ad avere una detersione profonda ma delicata allo stesso tempo, mi ci trovo benissimo. Una volta sciacquato appunto la crema sapone, vado a vaporizzare sul viso un idrolato. In questo periodo utilizzo l'idrolato di Amamelis Bio della Saponaria, che io per motivi pratici ho travasato in questo spruzzino. Mi ci sto trovando bene, trovo che l'idrolato di Amamelis appunto sia lenitivo e anche purificante, e quindi lo trovo ottimo, mi sta piacendo davvero molto. Poi su pelle ancora bagnata, leggermente bagnata dall'idrolato, vado ad applicare la crema da giorno, e in questo caso sto utilizzando la crema Sebolift giorno di Domus Sole Toscana, sempre della stessa linea Sebolift appunto, e mi ci sto trovando bene. Sono 2-3 settimane che l'ho iniziata ad utilizzare e per ora devo dire che mi piace, perché la trovo ottima sia come base trucco, e mi piace perché non mi fa lucidare subito il viso, la va a normalizzare la pelle, quindi la trovo davvero ottima per ora. Non ho visto ancora tanti risultati, ma non è tanto tempo diciamo che ho iniziato a fare questo trattamento completo di Domus Sole. Poi per il contorno occhi sto utilizzando questo contorno occhi di Sanssouci, questo l'avevo acquistato tempo fa da Ecoverde, questo è a base di argan e amaranto, è un contorno occhi dalla consistenza molto cremosa, addirittura fa un pochino di scia bianca appena lo andate ad applicare sul contorno occhi, ma poi si assorbe subito con un leggero massaggio. Trovo che in questo periodo, autunno-inverno diciamo, sia molto molto adatto, perché è davvero una cremina corposa che va a nutrire la pelle, quindi ottima, per ora mi ci sto trovando molto molto bene. Poi sulle labbra vado ad applicare sempre di Domus Sole Toscana il siero Rassoda Lift labbra e contorno. Questo io lo utilizzo appunto come siero prima del burro cacao abituale, e mi piace anche utilizzarlo prima del make up, quando vado a applicare il rossetto, perché l'effetto volumizzante è immediato e mi piace davvero tanto come prodotto, l'effetto tensore che dà diciamo. Poi per quanto riguarda il burro cacao del periodo, sto utilizzando questo di Badger che io adoro, acquisto e riacquisto di continuo. Poi questa profumazione pompelmo morosa mi piace tantissimo, mi piace anche l'effetto che rimane sulle labbra, leggermente glossato diciamo, quindi leggermente lucido e dura anche diciamo, non svanisce subito. Poi in ultimo vi faccio vedere la crema mani da giorno che sto utilizzando, è quasi terminata, questa di Cartier, è davvero ottima, si assorbe immediatamente, quindi molto molto pratica come crema mani da usare al mattino. E questa è a base di argilla bianca e oli vegetali, ve la consiglio perché è davvero davvero ottima, di facile assorbimento e idratante al punto giusto diciamo. Bene ragazze, questo era il video della mia skincare del mattino, prossimamente vi girerò anche quello della skincare routine della sera, e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutte!